amiche e cari amici di Total Photoshop, ben trovati! Sono la Cri e rieccoci a un nuovo appuntamento con il buon Photoshop CS5. Ebbene sì, guardate che effetto che abbiamo creato a sto giro su questa bella immagine. Una flotta di mongolfiere che sta per atterrare. Chissà, magari sono extraterrestri ecologici che arrivano così. No, scherzi a parte, andremo a vedere una funzione di Photoshop che è tanto utile quanto magari messa un po' in disparte e poco considerata. Proprio perché si trova su un pannello, su una finestra di dialogo, al quale ci riferiamo nel momento in cui abbiamo bisogno di creare dei nuovi effetti o degli altri effetti diversi da questo. E allora vediamo subito di cosa si tratta ed entriamo nel vivo di questa chiacchierata. Per l'occasione adesso andiamo a nascondere il gruppo delle mongolfiere che ho appunto creato per esercitarmi, andiamo a prendere nuovamente da questa foto che ho realizzato diverso tempo fa proprio dal balcone di casa e selezioniamo proprio la mongolfiera. Diciamo che l'uniformità dello sfondo del cielo mi dà la possibilità di selezionare senza molta fatica con la bacchetta magica proprio la mia bella mongolfiera. E quindi dopo aver creato la selezione semplicemente Command C o Control C se siete su un PC per copiare la mongolfiera. Andiamo sul livello dello sfondo nuovo e Command V o Ctrl V se siete su un PC e voilà che andiamo a copiare la nostra bella mongolfiera all'interno dell'immagine. Command T per trasformarla e quindi tenendo premuto lo Shift andiamo a muoverci da uno degli angoli che abbiamo a disposizione e la ridimensioniamo in proporzione, ok? E una diciamo che è fatta. Ora semplicemente con lo strumento sposta attivo teniamo premuto il pulsante Alt, lo strumento cambia un po' di aspetto, vuol dire che possiamo duplicare la nostra bella mongolfiera. Nuovamente la ridimensioniamo per renderla un pochino più distante e continuiamo a moltiplicare le nostre belle mongolfiere in modo da creare proprio quel gregge, quello sciame, quella flotta di mongolfiere che avevamo visto prima. Mettiamone una anche qua, Command T, un po' più piccolina, qui in lontananza, sempre qua in modo che vada dietro le nuvole, invio, perfetto, ne mettiamo un'altra anche di qua, ma sì, facciamola più piccola ancora e voilà! Tutte le nostre mongolfiere sono al loro posto. Quale opzione ho utilizzato per far sì che le mongolfiere sembrassero tra le nuvole? La scopriamo semplicemente facendo un doppio clic sull'icona nel pannello dei livelli della mongolfiera che stiamo per andare a modificare. Come vedete ci si apre il pannello dello stile di livello, ma non andremo a mettere un'ombra, un bagliore, uno smusso, neanche una traccia, andremo ad agire proprio sulla prima schermata che questo pannello ci mette a disposizione, ovvero le opzioni di fusione. In realtà la porzione di questa finestra di dialogo che ci interessa è proprio quella inferiore. Ebbene sì, perché andremo ad occuparci del fondi se, ovvero fondere questo livello in base o al livello stesso, quindi in questo caso dovremmo usare il primo cursore che abbiamo a disposizione, o in base al livello sottostante e quindi con il secondo cursore che ci mette a disposizione Photoshop. In questo caso noi abbiamo il livello della mongolfiera e lo dobbiamo fare interagire con il livello sottostante e quindi andremo a muoverci con i pixel più chiari, con i colori più chiari, proprio perché le nuvole sono la porzione più chiara all'interno della mia immagine. Guardate cosa succede muovendo il cursore. Lentamente la nostra mongolfiera sparisce nell'immagine sottostante. Questo vuol dire che la mongolfiera va a fondersi con i pixel che sono, come dire, dal 176 come valore proprio di luminosità in giù, ma non è questo l'effetto che vogliamo. Noi vogliamo una sfumatura più graduale, un interagire con l'immagine sottostante un pochino più morbida e anche un pochino più verosimile. Fate attenzione a questo cursore, guardate com'è strano, c'è un trattino in mezzo. Questo significa che si può separare e quindi semplicemente tenendo premuto il pulsante Alt della tastiera
clic sul nostro cursore e possiamo dividerlo in modo da comprendere tra i due indici i valori di luminosità dei pixel che stiamo prendendo in considerazione. Ecco perché, muovendoci semplicemente con il cursore a destra e a sinistra separato, possiamo fare in modo che queste sfumature siano più morbide e più credibili e la nostra immagine acquisti delle tonalità un pochino più verosimili. Clicchiamo su OK e chiudiamo questa finestra di dialogo. Facciamo clic su di un'altra mongolfiera, ancora doppio clic sull'anteprima, sull'icona nel pannello dei livelli e nuovamente andiamo a muovere con il pulsante alto premuto a separare il nostro bel cursore dei bianchi e voilà, guardate come la mongolfiera si muove dietro le nuvole. La cosa meravigliosa di questa opzione è che non stiamo lavorando né con una maschera né abbiamo cancellato delle porzioni dell'immagine, questo ci permette di muovere a nostro piacimento il livello senza doverci preoccupare di null'altro. Ancora modifichiamo anche quest'altra semplicemente con la possibilità di far interagire con i pixel dell'immagine sottostante la nostra bella mongolfiera e guardate come rendo più verosimile l'immagine di questo bel panorama. Un'altra cosa splendida di questa opzione è che dopo aver chiuso comunque la finestra di dialogo, facendo nuovamente doppio clic, possiamo intervenire, essendo proprio sullo stile del livello, sulla modifica fatta, potendo anche tornare dal punto di partenza. Ma a me piaceva come era prima e quindi andiamo nuovamente a fondere la nostra bella mongolfiera con i pixel luminosi di questa nuvola. Bene, anche per questo giro può essere tutto, non mi resta che augurarvi un sacco di pensieri positivi e un buon divertimento con Photoshop. Ciao a tutti, alla prossima dalla Cree!